La settima generazione, come ormai sappiamo, ha introdotto molte novità in ambito Pokémon. E a tal proposito, la domanda che quest'oggi mi pongo è: nell'anime Ash otterrà un Pokémon forma Alola? Questi ultimi infatti sono stati un'aggiunta interessante al gioco, ma bisogna ancora mirarli per bene all'interno dell'anime. Difatti, l'unico che si è intravisto fino a questo momento è Vulpix, che sembra essere un Pokémon di Lilia. Dunque, Ash viaggerà con uno di questi Pokémon caratteristici di Alola? Secondo me sì, ed ora vi spiegherò anche il perché di questa mia affermazione. Noi siamo a conoscenza della presenza ad Alola del cugino del professor Oak, Manuel, il quale studia, guarda caso, le forme Alola. Ora, possiamo immaginare che i due siano in contatto, che sia per questioni di parentela che per questioni prettamente lavorative. Quindi è probabile che Oak sia a conoscenza delle forme Alola, e per Oak intendo ovviamente quello di Kanto. Ora, secondo me, per quanto riguarda appunto l'anime, sarà proprio Oak a spingere Ash a visitare Alola, per apprendere appunto qualcosa in più su queste nuove forme. Esattamente, apprendere. Ecco dunque che si spiegherebbe anche il fatto che l'allenatore che ha sfiorato la vittoria nella Lega di Kalos vada a scuola come un normalissimo studente. La regione di Alola è infatti una regione che presenta moltissime particolarità e per apprenderle nel migliore dei modi, Ash sarà costretto a seguire un percorso di studi e ciò potrebbe essere confermato anche dal fatto che vediamo anche tra gli altri studenti i capitani delle varie isole. Essendo essi infatti molto giovani e dovendo presidiare un ruolo molto importante all'interno del giro delle isole, probabilmente hanno deciso di studiare la regione proprio per apprenderne meglio le varie meccaniche. Ma torniamo alla nostra domanda che siamo andati un po' fuori tema. Ash avrà o no un Pokémon forma Alola? Ho già detto che per me ne otterrà uno, ma non vi ho spiegato il perché. In realtà il motivo è molto semplice e si chiama fanservice. Partiamo dal presupposto che Pokémon Sole e Luna, e qui intendo il videogioco, sta giocando moltissime delle sue carte sul fanservice, appunto. Basti pensare alle forme di Alola applicate solo a Pokémon di prima generazione, come la presenza di una figura pressoché identica a quella del professor Oak. Sarebbe dunque assurdo che l'anime non seguisse invece questa strada. Per convincervi, vi faccio notare come con l'avvento della quinta generazione, sia la serie videoludica che quella animata hanno tentato, per la verità con scarsi risultati, di staccare un po' dalla solita solfa nel tentativo di creare una nuova prima generazione, fra tante virgolette. Basti pensare al fatto che a Unima siano presenti solo Pokémon di quinta generazione e che nell'anime sia stato rimpiazzato Brock dopo secoli, sostituito guarda caso poi con il primo capopalestra rispettivo di Levantopoli. Ecco dunque il perché ritengo molto probabile che l'anime di Alola rispetti i piani della serie videoludica e di conseguenza che Ash ottenga una forma Alola nel suo team, come detto prima, per rafforzare ancora di più il fanservice anche nell'anime. Ora la domanda diventa però: quale Pokémon? Sarebbe sensato che per aumentare ulteriormente questo interesse, questo Ash ottenesse appunto un Pokémon forma Alola, che già aveva nella primissima serie animata, o comunque in una delle primissime serie animate. Tra questi, secondo me, potrebbero essere indiziati Pidgeotto e Kingler, ma è davvero difficile in questo momento pensare a qualche Pokémon in particolare, soprattutto perché nessuno dei Pokémon ottenuti da Ash in questo momento possiede una forma Alola, quindi a questa domanda proveremo a rispondere in futuro. Detto ciò, spero che questo mini video vi sia piaciuto, spero che la mia teoria vi abbia interessato. Se è così, vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare con la vostra sempre qui sotto e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate ai social che trovate in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale e noi ci becchiamo in un prossimo video.